La polemica divampa, la politica deve trovare i modi di legiferare, il primo commento del presidente della Camera Bertinotti, e gran parte del centro-sinistra, DS, Rifondazione, Verdi, Italia dei Valori, chiedono che testamento biologico e accanimento terapeutico siano affrontati al più presto in Parlamento. Ma il comunista Rizzo mette in guardia dalle strumentalizzazioni e i cattolici del centro-sinistra mostrano tutto il loro disagio. Paola Binetti giunge a chiedere le dimissioni di Emma Bonino, presente alla conferenza stampa dei radicali, e il ministro Bindi aggiunge: nessuna legge avrebbe mai potuto e potrà mai legittimare un atto di vera e propria eutanasia, perché di questo si tratta. Forti le critiche dal centrodestra, Fini parla apertamente di strumentalizzazioni e dice chi lo ha fatto dovrà risponderne alla giustizia. E Bondi, Forza Italia, aggiunge: serve una legge, perché in un paese civile questioni così delicate non si possono risolvere in questo modo. Si tratta di un vero atto di sciacallaggio politico. Venire a fare una conferenza stampa oggi, quando muore una persona, e staccare una spina a una persona mi sembra un atto di assoluta gravità. Mi auguro che la magistratura prenda le opportune decisioni. Nessuno può permettersi di decidere quando un uomo deve morire. È un fatto di una gravità inaudita e io mi auguro davvero che la magistratura intervenga immediatamente per evitare il riprodursi per emulazione di eventi omicidi come quelli che si sono verificati oggi.